Rispondiamo a questa domanda. In realtà non c'è una motivazione, soltanto una motivazione, ma ce n'è più di una. La prima motivazione è che, come penso di voi, molti sapranno. Io sono siciliano e negli ultimi anni, nonostante penso che la Sicilia sia il posto più bello del mondo, mi trovavo più bene. Ho studiato e lavorato in Sicilia per praticamente tutta la mia vita e mi rendevo conto che comunque tutti i miei sforzi, i miei tanti sforzi per quanto mi riguarda, valevano poco. Bassi stipendi, bassi qualità della vita, ho anche avuto una mia attività. Ho pagato quindi le tasse regolarmente, come dovevo pagare, e i servizi in realtà non mi tornavano indietro. Autostrade distrutte e care, sanità che non funziona, e anche un modo di ragionare che non mi andava molto a genio in un certo senso. Cioè, il siciliano ha questa un po' filosofia di vita che lato è affascinante, dall'altro in realtà è un po' deprimente, cioè del tirare a campare. E allora, comunque, avevo intenzione di andare via dalla Sicilia, era proprio uno dei miei principali obiettivi. Anche per questo ho comprato un camper, ma questa è un'altra storia. Se volete sapere tutta la storia del camper, vi lascio dei video in descrizione. Quindi questa è la prima motivazione. Seconda motivazione: non volevo andarmene dalla Sicilia per trasferirmi, per esempio, nel nord Italia, ma volevo provare ad andare fuori dall'Italia. Inizialmente avevo pensato alla Spagna, perché la Spagna ha un clima caldo, non è per niente rigida con la vita in camper. Le spagnole sono buone, molto buone, la birra costa poco, lo stile di vita è abbastanza simile all'Italia, però ci sono, secondo me, a mio avviso, più diritti, si sta bene. Poi però c'è stato un incontro particolare nel mese di maggio. Ho conosciuto quella che è diventata la mia attuale ragazza, che è tedesca. E qui, diciamo, le mie esigenze socio-economiche si sono quasi scontrate con le mie esigenze sentimentali e col mio istinto di procreare quotidianamente. Quindi ho virato alla Germania, ho deciso di trasferirmi in Germania dopo averla visitata durante un mio viaggio in moto, perché comunque Hannover nello specifico mi piace come città. Quindi, terzo motivo, la Germania. Trovo che sia un paese che per il momento mi può piacere. Tutto è iniziato con un
inizialmente credo che lavorerò come nel settore del delivery food, consegnerò cibo con la mia moto e anche con una bicicletta che vedrete presto sul canale, che mi devono spedire, una grande bicicletta elettrica. Nel frattempo saluto chi è in chat sull'app Viola, Nani, Roberta, Broccolo, Pepto84 e Lemshed. Buonasera a voi e benvenuti. Cos'altro potrei dire qua? Basta. Tagliamo, dai. Per questo video è tutto. Spero adesso di ricevere in maniera meno sovente la domanda del Marsu, perché ti sei trasferito in Germania. Spero di avervi anche rilassato. Vi auguro.